Caltanissetta ha un nuovo console provinciale dei maestri del lavoro per il quadriennio 2022-2025. Si tratta di Francesco Cagnina, una nomina che arriva a seguito dell'assemblea svoltasi per il rinnovo delle cariche. Il console è stato votato all'unanimità dal consiglio provinciale neoeletto e ha poi assegnato le cariche ai maestri del lavoro presenti all'interno dello stesso consiglio. Il nuovo viceconsole è Calogero De Fraia, Letterio Iacchetta segretario ed Elio Drogo tesoriere. Gli altri componenti del consiglio sono i maestri del lavoro Maria Teresa Rinchiusa, Michele Foderà e Giuseppe Carruba. Infine, nominati i maestri del lavoro, Gaetano Giordano presidente e supplente Maurizio Nicosia per quanto riguarda i revisori dei conti. La stella al merito del lavoro è un'onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini che hanno determinati requisiti. La finalità è quella di premiare singoli meriti di perizia, così come si legge nel sito della Presidenza della Repubblica, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. È una carica molto prestigiosa di cui praticamente ne sono orgoglioso e tutti i maestri che ne facciamo parte. In prima di tutto il consiglio che è stato eletto con tutte le cariche che sono state già fatte dopo la mia elezione per fare in modo insieme di portare avanti, diciamo, questo consolato in maniera sempre più prestigiosa. Noi nasciamo il 6 giugno del 2013. È stato costituito all'inizio con circa 30 iscritti, ora siamo raddoppiati, ora siamo circa 60. E di questo, diciamo, dobbiamo dare merito al console uscente Aldo Vizzini, che effettivamente si è prodigato per fare proprio crescere questo consolato. E questo è stato un obiettivo raggiunto. Ora il nuovo consiglio si prefigge effettivamente, diciamo, dopo aver fatto questa esperienza, questi 9 anni che sono trascorsi, di fare qualcosa di nuovo. E di nuovo la cosa più importante che devo dire è una convenzione che è stata fatta tra i maestri del lavoro a livello nazionale con il Ministero della Pubblica Istruzione. Noi saremo presenti nelle scuole e porteremo la nostra esperienza lavorativa nelle scuole, diciamo, di ogni ordine e grado. I maestri del lavoro effettivamente sono quelle persone che sono state insignite dal Presidente della Repubblica, ma non per caso, ma perché vengono segnalate dall'aziende dove hanno prestato servizio almeno per 25 anni ininterrottamente e aver superato i 50 anni d'età. Questo è il requisito base. E poi, diciamo, nell'azienda, diciamo, ha dovuto contribuire in maniera eccellente all'attività lavorativa e portare innovazione nel lavoro. Noi entreremo appunto in attività nelle scuole e vedete cosa io ho sempre fatto nell'insegnamento verso i giovani, anche diciamo il modo particolare di essere maestri anche di vita, quindi insegnare il buon vivere, le buone maniere, la buona educazione, oltre che insegnare semplicemente anche un buon mestiere. È quello che noi ci prefiggiamo, quindi saremo presenti sicuramente nel territorio e porteremo avanti il messaggio che c'è stato. E per questo siamo stati, diciamo, indicati dal Presidente della Repubblica per poter lasciare una traccia del nostro passaggio, diciamo, nel modo di essere presente e dare ai giovani la nostra professionalità.